Benvenuti all'edizione di mercoledì 20 luglio con Naviglio Parlante News. Questa mattina abbiamo esordito mostrandovi l'intervista ad alcuni esercenti di Magenta riguardo alla riapertura del traffico veicolare di via Roma e via 4 Giugno. Vi invitiamo adesso a lasciarci la vostra opinione sulla pagina di Facebook dedicata a Naviglio Parlante News. E passiamo ora alle notizie di oggi. Ossona. La polizia locale ha ritrovato lunedì una moto di grossa cilindrata, incendiata in un campo della zona di Cascina San Carlo. La moto, una Suzuki, è risultata essere stata rubata a Gallarate circa un mese fa. Ed ora una notizia sul territorio. Nulla di più di qualche albero caduto e pochi interventi di routine. Il maltempo ieri non ha causato gravi danni né nel Magentino né nel Castanese, dove gli interventi dei vigili del fuoco sono stati davvero pochi. A Vittuone il Villoresi è trascinato, ma il pronto intervento dei tecnici del comune ha ripristinato subito la situazione. E veniamo ora agli appuntamenti di questa sera. A Magenta, alle ore 21, in Casa Giacobbe, ci sarà l'incontro Terre Nostre, Bene di Tutti, organizzato dai VAS Ticinia in collaborazione con il Comitato No Tangenziali di Magenta. Si parlerà di grandi opere, saccheggio del territorio e sperpero di denaro pubblico. Interverranno Domenico Finiguerra, sindaco di Casinetta di Lugagnano, e anche un esponente del Comitato No TAV della Valsusa. A Corbetta, questa sera, in occasione dell'apertura serale dei negozi, alle ore 21, in via Cattaneo, ci sarà Karaoke per tutti, organizzato dall'associazione Facciamo Centro Insieme per Corbetta. Ed ora, Busto Garolfo. Terzo appuntamento della rassegna estiva Bustock. Venerdì 22 luglio sale sul palco allestito in Piazza Lombardia a Busto Garolfo il chitarrista gitano Aco Boccina. Un nome di prestigio per una rassegna che è al suo esordio, voluta dall'amministrazione comunale per animare il centro cittadino nelle serate di luglio. Chitarrista e mandolinista di fama internazionale, Aco Boccina porta a Busto Garolfo i suoni della cultura mediterranea in un concerto che passa dai Balcani all'Andalusia, dall'Islam alla Grecia e amalgama tutta la tradizione dell'est europeo. La rassegna chiuderà venerdì 29 luglio con lo spettacolo di illusione e magia comica di Walter Maffei. La manifestazione si svolgerà in Piazza Lombardia con inizio alle ore 21.30 e sono ad ingresso libero. È tutto per oggi, grazie per averci seguito, l'appuntamento è a domani con Naviglio Parlante News.